Buonasera, sono Lucia di Mestrino Web TV, siamo qui questa sera con Giovanni Indrizzi, parlamentare, e siamo qui appunto per porre alcune domande a Giovanni. Innanzitutto, ciao Giovanni. Buonasera. Volevamo chiederti quali problemi creano le grandi navi da crociera per Venezia? Ci sono problemi di inquinamento, sono la principale fonte di inquinamento gassoso nel centro storico. Ogni nave inquina come 14.000 vecchie auto. Creano problemi di inquinamento elettromagnetico per i radar che in alcune zone a Venezia impediscono addirittura di vedere la TV. Creano problemi di incidenti, collisioni con le altre grandi imbarcazioni, ma soprattutto il piccolo traffico del cabotaggio locale, i ferri, i vaporetti, le imbarcazioni private. Oltretutto hanno i serbatoi gonfi ogni volta che partono di carburanti ad alto tasso di zolfo e uno sversamento, peraltro già avvenuto in passato, ha conseguenze devastanti perché la laguna ha un profilo dei fondali bassissimo e quindi c'è un volume d'acqua molto limitato che risentirebbe in maniera tremenda di un qualsiasi incidente ambientale. Ok, perciò insomma sarebbe opportuno che queste navi non evitassero di passare proprio per questa zona. Il transito è vietato, ricordiamoci che sfiorano il bacino di San Marco, quindi i monumenti più famosi e protetti forse al mondo, e sono un pericolo anche per i cittadini perché una nave di queste dimensioni che dovesse urtare la banchina certamente creerebbe danni tremendi e pericoli gravissimi. Anche l'inquinamento dovuto alle vernici antivegetative che ricoprono le carene e che servono ad impedire che si attacchino le alghe, ma sono tossiche e ogni nave ogni anno ne perde circa un chilo. In un ambiente molto delicato come quello della laguna di Venezia, dove la profondità media è di un metro e mezzo e quindi qualsiasi incidente di natura chimica, come per esempio uno sversamento di carburante, avrebbe effetti devastanti. Passano attraverso il canale della Giudecca e il bacino di San Marco e sfiorano le banchine, a volte, come è successo l'estate scorsa, mettendo a rischio anche i vaporetti. Il problema principale è quello dell'incrocio delle rotte con il traffico locale di ferri, vaporetti, imbarcazioni private, eccetera. Sono mezzi non compatibili. Provate a immaginare un condominio di 20 piani che si sposta galleggiando a ridosso di Piazza San Marco. Ecco, da questo punto di vista il transito non è compatibile e lo è sempre meno perché sono navi sempre più grandi, sono soggette a un gigantismo dettato dall'economia che vede, diremo, nell'aumento di dimensioni una riduzione dei costi. E voi come Movimento 5 Stelle cosa state facendo per cercare di risolvere un po' la situazione per quello che si può fare, si riesce a fare? Abbiamo presentato in Senato una mozione che poi ha portato a un testo condiviso tra tutte le forze del Senato, un testo depotenziato rispetto al nostro, ma era il massimo che si poteva ottenere, e prevede che siano confrontati i progetti finora pervenuti per soluzioni alternative rispettando la normativa che vieta scavi in laguna, vieta qualsiasi soluzione che non sia graduale, reversibile, sperimentale, proprio per la necessità di non metter mano a un equilibrio così delicato in maniera che poi potrebbe non consentire un ritorno. Allora questi progetti devono essere vincolati a questa condizione, devono essere vincolati a condizioni di sostenibilità ambientale, sostenibilità economico-finanziaria di lungo periodo, devono rispettare la normativa, devono essere fatti
Di concerto con le rappresentanze degli enti locali, non solo Venezia ma anche i comuni della Gronda, noi dobbiamo pensare in un'ottica di sistema complessivo della laguna di Venezia, che peraltro è il bene tutelato, il patrimonio tutelato dall'UNESCO. Non solo Venezia, ma tutta la laguna è patrimonio dell'umanità e quindi dobbiamo preservarlo anche per le generazioni future. Questi progetti devono essere confrontati quindi mettendo insieme le necessità di salvaguardare un settore economico come quello delle crociere, che è uno dei pochi a non sentire crisi, salvaguardare l'occupazione ma anche mettere al sicuro. Noi propendiamo per lo spostamento dello scalo fuori dalla laguna, in bocca di porto al Lido, perché potrebbe essere facilmente raggiunto da battelloni panoramici come quelli che solcano la Senna a Parigi, e quindi non insistere a portare le grandi navi in centro storico, ma portare fuori dalla laguna i turisti. Arrivano su questi battelloni, hanno la possibilità di vedere comunque il panorama, la città, alcune zone per esempio della laguna poco conosciute, provenendo magari direttamente dall'aeroporto, a uno scalo che si può realizzare anche semplicemente con cassoni galleggianti, grandi moli che eventualmente possono essere anche totalmente rimossi, come la normativa prevede. Benissimo, speriamo di riuscire nell'intento, insomma c'è molto da lavorare, però si inizia e poi insomma lungo strada facendo sicuramente le cose insomma si potranno anche risolvere in parte, si spera, perché è importante salvare Venezia perché è una città unica al mondo. Sì, dobbiamo assolutamente considerare cosa ci stiamo giocando. Sembra invece che la politica sia sorda a questi concetti e guardi solo il denaro e al denaro di pochi. C'è un progetto sul quale il ministro Lupi, il presidente Zaia e lo stesso sindaco Orsoni si stanno incaponendo insieme al presidente dell'autorità portuale. Ed è un progetto in due fasi. La prima prevederebbe lo scavo di un altro canale, un grande canale che andrebbe a congiungersi dalla stazione marittima al canale dei Petroli, e poi un secondo canale dalla stazione marittima a Marghera, dove si dovrebbe risanare un'area di proprietà della famiglia Salmini, oggi pressoché inutilizzabile, con costi di ristrutturazione enormi, lavori imponenti, per creare quella che poi diventerebbe una specie di rotatoria lagunare che andrebbe a portare le navi semplicemente poi a convergere sul traffico pesante di tipo commerciale sul canale dei Petroli, una soluzione scellerata che noi avversiamo in ogni modo, ma non possiamo nasconderci che la politica questo vuole e questo fortemente sta cercando di realizzare, a volte anche in violazione dei vincoli normativi come le leggi speciali per Venezia, che prevedono appunto che non sia più possibile scavare in laguna dopo i disastri che il canale dei Petroli ha portato negli ultimi decenni. Ecco, confidiamo in voi, sperando appunto che le cose, ripeto, possano cambiare. Ti ringraziamo e vista l'ora ti auguriamo una buona notte. Buonanotte a voi. Ciao, arrivederci. Grazie. Al sultano.